È una Tomb Raider e una rubacuori. Una affascinante spia e una strega che vuole rendere il mondo un po' migliore invece di catturarlo. Oggi parleremo di tutti gli alti e bassi della vita della famosa Angelina Jolie. Era un'adolescente problematica e una bambina selvaggia? Cosa ha spinto Angie a diventare una Goodwill Ambassador? Ed è vero che ha avuto le sue nozze di sangue? Sei sul canale del biografo. Mettiti comodo, sarà interessante. Angelina Jolie Voight è nata il 4 giugno 1975 a Los Angeles, California, dagli attori John Voight e Marceline Bertrand. È diventata la seconda figlia della coppia. La sua nascita ha reso John più felice della nomination all'Oscar e di tutti i film di successo in cui ha recitato in quel momento. Parlando della nascita di Angelina ha detto: «Non te lo ricordi, ma quando sei emersa dal grembo di tua madre ti ho preso in braccio. Ti ho tenuto in mano e ti ho guardato in viso. Avevi il dito sulla guancia e sembravi molto, molto saggia, come il mio vecchio migliore amico». Anche i suoi padrini sono attori, Jacqueline Bisset e Maximilian Schell. Lo zio della giovane Angelina è il cantautore Chip Taylor e probabilmente con una famiglia del genere era difficile diventare qualcuno che non fosse un attore, perché anche suo fratello James Haven, che ha 2 anni più di Angelina, ha scelto la carriera di attore. Lo zio Barry Voight è l'unico a non essere associato alla recitazione, è un famoso geologo e vulcanologo. Angelina ha origini tedesche e slovacche da parte di padre, mentre sua madre era di origini franco-canadesi. In età successiva, Jolie disse di essere di origine irochese. Ma non importa quanto la coppia volesse salvare il matrimonio con la nascita di un secondo figlio. Il loro matrimonio peggiorò. Anche se sarebbe corretto dire che Marceline voleva farla pagare a suo marito, famoso per i suoi tradimenti. Quando Angelina aveva 1 anno, l'attore era già infatuato di Stacy Pickren, la giovane coprotagonista del film drammatico Coming Home. Dopo il divorzio, nel 1976, John ricevette il suo primo Oscar, mentre Angie e suo fratello vivevano con la madre, che fu costretta ad abbandonare la carriera di attrice per concentrarsi sulla crescita dei figli. La madre di Angelina l'ha cresciuta come cattolica, ma non le ha chiesto di andare in chiesa. È cresciuta come una bambina libera. In un'intervista ha detto: «Facevo parte di un gruppo chiamato Kissy Girls. Ero molto sensuale all'asilo. Ho creato un gioco in cui baciavo i ragazzi e mi avvicinavo molto. Ci baciavamo e ci spogliavamo. Mi sono trovata in un sacco di guai». Da bambina, Angelina guardava spesso film con sua madre. È stato questo, e non la carriera di successo di suo padre, a suscitare il suo interesse per la recitazione. Il padre trascorreva del tempo con i figli, ma quando Jolie aveva 6 anni, Bertrand e il suo compagno, il regista Bill Day, portarono la famiglia a Palisades, New York. A quel tempo si vedevano solo quando John veniva alle premiere e portava i figli sul set. Ad Angelina piaceva così tanto che ha iniziato a vestirsi con gli abiti di sua madre e a truccarsi, mettendo in scena spettacoli a casa, e il fratello James faceva da cameraman. Probabilmente per questo motivo, la giovane Jolie ha avuto la fortuna di apparire per la prima volta sul grande schermo. Nel 1980 suo padre organizzò il debutto di sua figlia in un ruolo cameo nel film Cercando di uscire. John ha scritto la sceneggiatura del progetto, quindi Angelina, 5 anni, e la sua ex moglie sono apparse lì. Sorprendentemente, la famiglia si riunì sullo schermo. Ma il film è uscito solo 2 anni dopo. Il carattere esplosivo di Angie si manifestò in quegli anni. Non andava d'accordo con gli animali domestici. Una volta, nel suo periodo di vita rock and roll, l'attrice ha ammesso quanto fosse terribile da bambina. Una volta portò il suo criceto sotto la doccia, che si ammalò e morì. Ma c'erano altre sue povere vittime. «Avevo un cane e ho finito per picchiarlo, e lui si è ammalato e ho ferito molti... Semplicemente gli animali non fanno per me. Ho anche avuto un coniglio che è morto. Gli è caduta addosso una gabbia». Poi ha ricevuto una lucertola di nome Vladimir e un serpente di nome Harry Dean Stanton, dal nome dell'attore popolare degli anni 70.
Il suo primo amore da fan è stato il signor Spock. Un paio d'anni dopo, la famiglia tornò a Los Angeles e Angelina sapeva già di voler costruire una carriera da attrice. Con il passare del tempo, travestirsi e fare l'attrice la annoiò improvvisamente. Così smise di recitare e aspirò a diventare un'impresaria di pompe funebri, frequentando corsi di imbalsamazione a casa. È rimasta colpita dal funerale di suo nonno, dove è rimasta sorpresa dalla folla di ospiti sconvolti. Angie vedeva il funerale come una glorificazione della vita di una persona, piuttosto che come un cupo addio. «Non ho paura della morte, il che fa pensare alla gente che io sia oscura, quando in realtà sono positiva». A quel tempo Angie frequentava la Beverly Hills High School, dove si sentiva piuttosto sola tra i figli delle famiglie benestanti della zona perché sua madre aveva un reddito più modesto. Altri studenti prendevano in giro Jolie perché era molto magra e indossava occhiali e bretelle. Ha studiato in quella scuola solo per 2 anni. I primi tentativi di diventare una modella su sollecitazione di sua madre non hanno avuto successo. Ben presto Angelina frequentò la Moreno High School, una scuola alternativa con programmi e metodi non tradizionali. Tali scuole offrono una vasta gamma di filosofie e metodi di insegnamento per insegnanti e studenti insoddisfatti di qualsiasi aspetto dell'istruzione tradizionale. Angie è diventata una outsider punk, come lei stessa si è definita. Indossava vestiti completamente neri, abiti solo neri, maglioni e trucco. Andava a pogare e flirtava con il coltello con il suo vicino fidanzato. Perché ha una tale ossessione per i coltelli? Una volta la piccola Angelina era ad una festa rinascimentale e c'era un'ampia varietà di coltelli. Ha trovato in loro qualcosa di veramente bello e tradizionale, perché paesi diversi hanno armi e lame diverse. Così iniziò a collezionare coltelli e armi fin dalla prima infanzia. Successivamente, questo interesse giocherà un terribile scherzo a Jolie. Una volta, dopo un uso imprudente, un'ambulanza ha salvato la vita ad Angelina. Nel giro di un paio di mesi, Angelina era nello studio dello psicoterapeuta. Le è stata diagnosticata una tendenza alla psicopatia sociale. Angelina si è diplomata al liceo e ha pianificato di tornare a studiare teatro. Successivamente, nel 2004, ricordò quel periodo affermando: «Sono ancora nel mio cuore e io resterò per sempre solo una ragazzina punk con i tatuaggi». Marceline voleva proteggere sua figlia dalla distruttività, quindi Angelina andò al Lee Strasberg Theatre Institute, dove una volta studiava sua madre. Lee Strasberg era un regista di culto e insegnante di recitazione che insegnò a leggende di Hollywood come James Dean, Paul Newman, Al Pacino, Robert De Niro e la sua preferita, Marilyn Monroe. Angelina ha studiato le basi della recitazione per 2 anni e ha partecipato a diverse produzioni. Ma considerando che non aveva abbastanza esperienza per recitare, secondo il sistema Stanislavski, l'attrice lasciò l'istituto scolastico. Nello stesso periodo, Jolie incontrò un ragazzo che aveva 2 anni più di lei. Sembrava non ci fosse nulla di grave, ma Angie aveva 14 anni e lui 16. Lo portò in casa e lo chiamò prescelto, e presto iniziarono una burrascosa vita sessuale. Marceline ha permesso alla coppia di vivere insieme a casa loro, poiché capiva che i divieti avrebbero spinto Angelina a cercare un'altra via d'uscita e avrebbe anche potuto scappare di casa. La madre non voleva rovinare la relazione, ma cercò di controllare la figlia improvvisamente cresciuta. All'età di 16 anni, Angie ha rotto con un ragazzo e ha migliorato i suoi rapporti con suo padre. È diventato un mentore a tutti gli effetti per lei. Aveva intenzione di tornare alla recitazione e al teatro, ma prima ha ripreso brevemente la sua carriera di modella. Il primo servizio fotografico ha portato all'attrice un piccolo aumento di popolarità. Ha anche recitato in alcuni cortometraggi per suo fratello, che è entrato alla University of Southern California School of Cinematic Arts. Ben presto Jolie si trasferì a New York, conosciuta da tutti come la capitale della moda. Affittò un appartamento e si liberò dalla supervisione della madre. Ha iniziato a ricevere più offerte commerciali.
Angelina ha recitato in diversi video musicali per Lenny Kravitz, The Lemonheads e Meat Loaf. Ha partecipato anche ai primi cortometraggi dei suoi nuovi amici newyorkesi. Grazie a questo Angelina, un'aspirante attrice senza portfolio, è stata fortunata e presto le porte del cinema per la 17enne Jolie si sarebbero aperte. Naturalmente il successo non è arrivato subito. Nel 92 l'attrice ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista nel sequel di fantascienza Cyborg 2. Il film originale con Jean-Claude Van Damme ha avuto un enorme successo, ma né l'attore né il regista Albert Pyun volevano lavorare su un sequel. Michael Schroeder è stato invitato a girare la seconda parte e Jolie, non sapendo nulla del regista, è stata felice di recitare nel suo primo progetto hollywoodiano a tutti gli effetti. Schroeder a quel tempo era già conosciuto come regista di film di serie B. Nella storia, Jolie è una sexy assassina cyborg che sfugge dal laboratorio e si ribella ai suoi creatori, dopo che si scopre che intendono usarla come attentatore suicida e distruggerla. Parallelamente, si innamora del suo insegnante di arti marziali, interpretato da Elias Koteas. Sembra già abbastanza strano. Il film è pieno di effetti speciali obsoleti, scarsa messa in scena delle sequenze e recitazione ridicola. Angie era entusiasta di far parte del film, ma quando ha visto il risultato finale è rimasta delusa. «Dopo averlo visto, sono tornata a casa e sono stata male. L'ho visto e ho vomitato. Solo nausea. Ma i combattimenti sono stati divertenti. Era la prima volta che facevo una cosa del genere. Ma avevo 17 anni e credo che pensavo di fare un vero film. Il che è strano, dato che c'è una scena in cui sono decapitata e parlo. Normale, no?» Ma sì, l'ho visto e sono stata davvero male. Così, nel 2001, in un'intervista al New York Times, l'attrice ha ricordato il film. Secondo Angelina, suo fratello, Jamie Haven, l'ha calmata e ha detto «andrà tutto bene». Successivamente, non è andata alle audizioni per un altro anno. Lo studio decise presto di nascondere il suo fallimento e annullò l'uscita al cinema. Il film è stato pubblicato solo su VHS, ma non importa quanto tutto sia andato a finire senza successo, è stata la prima opera in cui Angelina ha abbandonato il cognome di suo padre e lo ha sostituito con il suo secondo nome. Grazie a ciò, il mondo ha conosciuto Angelina Jolie. Who they claim the thief is? You, handsome. What do we do now? Run. I problemi di salute mentale in quel momento non sono scomparsi. Combatteva ancora con l'insonnia e un disturbo alimentare e all'età di 20 anni Angelina utilizzava quasi ogni possibile sostanza illecita che causasse dipendenza. Ha avuto episodi di depressione e ha tentato il suicidio 2 volte. La prima volta poco dopo l'uscita del film, a 19 anni. Angelina è tornata sul set cinematografico nel 1995. L'attrice è apparsa sullo sfondo nel thriller a basso budget Without Evidence, ma un ritorno più significativo è stato il ruolo principale nel thriller Hackers, diretto da Ian Softley. È stato il primo film di una major della Jolie, tenendo conto del fatto che Cyborg 2 non è mai uscito. Hanno speso 20 milioni di dollari per la realizzazione del film. Il partner del progetto era il talentuoso inglese Johnny Lee Miller, che aveva appena partecipato a Trainspotting. Ma rispetto al suo background, i critici hanno notato la migliore recitazione di Angelina. È stata una svolta per lei. That's a nice score for a girl. Think you can do better? I'll give it a shot. La preparazione per le riprese è durata 3 settimane e comprendeva viaggi in veri covi di hacker, dove gli attori hanno visto come venivano violati i server. E nel film stesso, l'hacking informatico è stato mostrato utilizzando riprese reali. Il regista ha ritenuto che la grafica avrebbe reso la scena non naturale. Gli attori sono andati insieme sui pattini e hanno incontrato geni del computer come Tristan Lewis, Kevin Mitnick e Nicholas Jerky. E persino Quentin Tarantino è stato considerato per uno dei ruoli. Di conseguenza, sul set è iniziata una relazione tra Miller e Angelina Jolie. Ecco perché le loro scene cinematografiche congiunte sembrano particolarmente credibili. Tuttavia, dopo le riprese, l'attrice ha abbandonato la sua relazione con Johnny.
Johnny pensò che Angie avesse bisogno di essere corteggiata e la inseguì ovunque per molto tempo. È interessante notare che la MGM ha creato un sito per il film con informazioni sugli attori ed è stato violato prima della premiere del film da un gruppo chiamato Internet Liberation Front. Ma anche questi problemi non hanno aiutato il film Hackers a incassare al botteghino e il film è fallito. Col tempo il film è diventato un classico. Jolie, tuttavia, non ha reagito così bruscamente come prima al fallimento e non ha più rifiutato le audizioni. Il progetto successivo è stato la commedia romantica Love is All There Is, una rivisitazione della storia di Romeo e Giulietta, i cui eventi si svolgono nel Bronx. Era uno dei due adattamenti cinematografici di Romeo e Giulietta pubblicati nel 96. Il secondo era il film di Baz Luhrmann, che portò la popolarità di DiCaprio a un nuovo livello. In Love is All There Is, Angelina ha interpretato il suo primo ruolo comico e non è andata così male. Ma i critici erano ancora scontenti di lei. So Ma, can I drop you or what? No. It's not far, I'll walk. Okay. Ma non era l'unico progetto dell'attrice quell'anno. Ben presto Jolie è apparsa nel road movie Moyave Moon, che ha poco da dire, ma il dramma per adolescenti Foxfire, basato sul romanzo di Joyce Carol Oates Foxfire, Confessions of a Girl Gang, ha permesso all'attrice di mostrarsi. Ha ottenuto il ruolo dell'indipendente ribelle Margaret Legs Sadowski. La storia segue la crescita di quattro amici adolescenti che attraversano insieme le difficoltà del primo amore e delle delusioni. Il personaggio di Angie ha unito le ragazze contro un insegnante che le molestava sessualmente. Secondo l'attrice, è abituata a donarsi completamente ai personaggi, quindi è diventata davvero un tutt'uno con la ragazza ribelle in jeans e giacca di pelle. Jack Matthews, del Los Angeles Times, ha elogiato la performance dell'attrice, scrivendo che «ci sono volute un sacco di sciocchezze per sviluppare questo personaggio, ma Jolie, la figlia straordinaria di John Voight, ha la presenza per superare lo stereotipo». If I hear any more shit about 60 aspirins or one more of your fucking mood swings, I'm going to tickle you to death. Do you understand me? Huh? Yes, ma'am. Come here. Per questo motivo, Angelina non si è accorta durante le riprese di essersi innamorata della sua compagna sul set, Jenny Shimizu, che interpretava il ruolo di Goldie. Jenny è una lesbica dichiarata e 10 anni dopo affermò che tra loro c'era stata una breve storia d'amore. In un modo o nell'altro, dopo pochi mesi, Angelina è tornata insieme a Johnny Miller, cosa che non ha interrotto la diffusione delle voci sul suo amore. Don't worry, you're not my type. Oh? What's this? Tutto era serio e gli attori hanno persino deciso di sposarsi, ma non c'è stato un grande matrimonio bianco, ma un modesto matrimonio oscuro. Gli unici ospiti erano sua madre e un'amica dello sposo. Indossava pantaloni di gomma neri e una maglietta con il nome di Miller scritto con il sangue di Jolie. E invece degli anelli, la coppia si è forata le dita e ha prestato giuramento di sangue di amore eterno. L'attrice ha dichiarato al New York Times: «È tuo marito, stai per sposarlo. Puoi sacrificare un po' per renderlo davvero speciale». È stato il primo matrimonio per entrambi gli attori. Lei aveva 20 anni e lui 22. Quando si fecero la proposta, entrambi avevano domande da porre. Dato che Miller sarebbe rimasto in Gran Bretagna e Jolie a Los Angeles, Angelina non voleva rimanere fidanzata per molto tempo. Poi hanno deciso di organizzare un matrimonio veloce. Tuttavia, il periodo dell'amore eterno della coppia non è stato felice e non durerà a lungo. Un momento difficile è iniziato nella vita di Jolie dal momento del cosiddetto matrimonio nero. Inoltre Angelina ha ricevuto un'offerta per recitare nel drammatico thriller diretto da Andy Wilson, Playing God. Il partner dell'attrice sul set era David Duchovny, che stava guadagnando popolarità. Era sull'onda del successo dopo X-Files e questo è stato il suo primo ruolo da protagonista in un film. Ma il regista Andy Wilson ha impedito agli attori di fare del loro meglio. Il film ha iniziato ad essere girato nel 95, ma il pubblico non ha apprezzato le proiezioni di prova, quindi era perplesso. C'erano narrazioni contorte e buchi nella trama. Non è stato possibile distribuire un film del genere ed è stato inviato alle pre-riprese, che sono durate 2 anni.
Lo studio era sul punto di fallire al botteghino e le riprese extra avevano superato il budget e ora le tariffe avrebbero dovuto superare i 12 milioni di dollari spesi. Di conseguenza lo studio ha deciso di attirare gli spettatori nelle sale cinematografiche con una franca nudità e ha filmato due scene erotiche con Jolie e Duchovny. Il trailer del film consisteva quasi interamente in queste riprese, tuttavia queste scene sono state tagliate dal film stesso. Più tardi Angie, che ha girato queste scene apparentemente per l'archivio personale del regista, lo ha confermato. There's your fee right there. $10,000. Ray, I didn't do it for the money. Oh, shy. Potete immaginare l'insoddisfazione del pubblico e dei critici che sono andati a vedere un film e ne hanno visto uno completamente diverso. Naturalmente hanno inondato Playing God di recensioni negative. È un peccato per David, che ha perso i suoi ascolti di successo. Secondo lui, recitare in quel film è stato un errore, perché il film non aveva nemmeno una sceneggiatura completa. Nello stesso periodo ci fu discordia nella vita personale dell'attrice. Angelina ha divorziato da Lee Miller dopo un anno di matrimonio e, anche se sono riusciti a mantenere rapporti amichevoli, ciò si è aggiunto a una serie di fallimenti dovuti a lavori falliti. L'attrice precipitò di nuovo nella depressione, avrebbe smesso di recitare e cercò conforto nelle sostanze che creano dipendenza. Era completamente irriconoscibile e per la seconda volta voleva suicidarsi cercando di assoldare un sicario. Angelina ha avuto la fortuna di avere l'opportunità di recitare in un video per i Rolling Stones, in cui l'attrice camminava davanti ai newyorkesi in un modo piuttosto oltraggioso. È stata forse la clip di Jolie più notevole. La canzone ha avuto un discreto successo e ancora di più con il video, entrando nella top 20 delle hit dell'anno. L'attrice ha deciso di interrompere la serie di progetti falliti. Era ora di cambiare qualcosa e lei ha accettato un ruolo nella miniserie della CBC True Women. Angelina ha ritratto l'immagine della ribelle Georgia Virginia Loshi Woods. Il personaggio si adattava all'attrice ed è stato il primo progetto in cui la Jolie non era sessualizzata. Indossava abiti lunghi e chiusi e una varietà di acconciature. Le recensioni della critica sono state contrastanti. Ad esempio Robert Strauss, del Philadelphia Inquirer, la definì orribile, una Scarlett O'Hara di quarta categoria che faceva affidamento su denti digrignanti e labbra eccessivamente imbronciate. Allo stesso tempo, molti hanno elogiato l'attrice. Ma Angelina ha ottenuto un successo ancora maggiore, recitando nella miniserie biografica George Wallace. Ha interpretato il ruolo della seconda moglie di George e poi della First Lady dell'Alabama, Cornelia Wallace. Honey. No. No. You look great. There's nothing left you need to prove. They know who George was here. La miniserie raccontava lo scandaloso governatore dell'Alabama assassinato e trattava il tema del razzismo degli anni 50-70. I partner di Jolie sul set erano Gary Sinise, noto per i suoi ruoli in Forrest Gump e Apollo 13, e il talentuoso regista John Frankenheimer. Hanno aiutato Angelina Jolie a rivelare il suo potenziale di recitazione e l'hanno portata al livello successivo. La serie è stata ben accolta dalla critica e ha vinto numerosi premi, tra cui c'è stato un posto per Jolie. Ha ottenuto la nomination ai Cable Ace Award e agli Emmy Awards come miglior attrice non protagonista in una miniserie o in un film e ai Golden Globe come migliore attrice non protagonista. Sembrava che non ci fossero momenti difficili nella vita di Angelina. I produttori hanno reagito immediatamente a tale successo e hanno immediatamente invitato Angie alla HBO. Il canale è sempre stato famoso per i suoi contenuti premium ed è stato un'alternativa ai cinema. Jolie avrebbe dovuto recitare nel dramma biografico Gia, una donna oltre ogni limite, dove avrebbe dovuto interpretare la top model Gia Carangi. La famosa modella aveva le stesse cattive abitudini dell'attrice, ma se Angie avesse finalmente ripulito le sue azioni, avrebbero distrutto la vita e la rapida carriera di Gia.
l'attrice era spaventata da una simile somiglianza, quindi rifiutò il ruolo per molto tempo. Gia ha abbastanza somiglianze con me che ho pensato che questa sarebbe stata un'epurazione di tutti i miei demoni o che mi avrebbe davvero infastidito. L'attrice ha comunque deciso di combattere i suoi demoni e ha accettato il ruolo. Mentre si preparava per il ruolo, Angelina ha parlato con i parenti di Gia e si è immersa nelle annotazioni del suo diario, che hanno costituito la base della sceneggiatura. Approfittando del metodo di recitazione di Strasberg, la Jolie ha scelto di rimanere nel personaggio tra una scena e l'altra durante le riprese. Era sola con se stessa e non comunicava nemmeno con la sua famiglia. Il risultato è stato sorprendente. Il film si è rivelato così reale che ha portato spettatori e critici a deliziare e inorridire allo stesso tempo. Jolie ha ottenuto un ampio riconoscimento per il suo ruolo di Gia ed è facile capire perché. Jolie è feroce nella sua interpretazione, riempiendo la parte di nervosismo, fascino e disperazione, e il suo ruolo in questo film è probabilmente il più bel disastro ferroviario mai girato. Per il secondo anno consecutivo, Angelina ha vinto il Golden Globe ed è stata nominata per un Emmy Award. Inoltre, l'attrice ha vinto anche uno Screen Actors Guild Award. È stata una vera svolta e oggi è divertente osservare quelle emozioni di una stella in crescita. My family, who I love so much, and Mom, I know you wanted to be an actress and you gave it up to raise me, and thank you. And Jamie, my brother, I love you so much and I have nothing. Alla fine delle riprese, Angie era esausta e si ritirò brevemente dalla recitazione. Sentì di non avere più niente da dare al pubblico e si trasferì a New York, dove iniziò a frequentare corsi serali di regia e sceneggiatura alla New York University. Per le ultime scene di Gia, una donna oltre ogni limite, l'attrice è stata costretta a radersi la testa e, dopo le riprese, questo l'ha aiutata a confondersi tra la folla. Ma non appena iniziarono ad arrivare piacevoli recensioni da parte della critica, assegnando i premi George Wallace e Gia, incluso il suo, Angelina tornò a recitare. È vero che in quel periodo ci fu un fallimento, il film Hell's Kitchen, con un budget di 6 milioni di dollari, diretto da Tony Cinciripini. Il film non è stato notato nel primo fine settimana e ha incassato solo 4.000 e mezzo dollari al botteghino. Ma i suoi creatori si sono presto resi conto che stava arrivando un fallimento e, senza attendere le recensioni della critica, hanno annullato il noleggio. Il film è uscito in DVD e quindi ha salvato la reputazione di Jolie. L'attrice in quel momento ricevette un'enorme quantità di offerte, quindi il ruolo successivo di Jolie è stato nel film commedia drammatico Scherzi del cuore. Ha avuto la fortuna di incontrare sullo schermo star come Gillian Anderson, Ellen Burstyn, Sean Connery e altri. I critici ancora una volta hanno elogiato il film, ma hanno parlato particolarmente bene della performance della Jolie. Peter Stack del San Francisco Chronicle ha scritto: «Jolie, affrontando una parte sovrascritta, è sensazionale nel ruolo della festaiola disperata che scopre verità su ciò che è disposta a rischiare». Quindi l'attrice ha vinto il Breakthrough Performance Award dal National Board of Review. Il regista Mike Newell, che ha riunito il cast della commedia drammatica Pushing Tin, ha notato il suo successo e ha invitato Angelina a completare il quartetto di John Cusack, Billy Bob Thornton e Kate Blanchett. L'attrice accettò e presto interpretò il ruolo della moglie del personaggio di Billy Bob Thornton. Chi avrebbe mai pensato allora che ciò avrebbe avuto delle conseguenze? Probabilmente questa persona era il manager di entrambi gli attori, che un tempo non voleva presentarli, temendo che convergessero. Thornton è stato sposato, divorziato e recentemente fidanzato con Laura Dern. Durante le riprese, Angie e Billy Bob si sono uniti mentre interpretavano una coppia sposata. Cominciarono a trascorrere molto tempo insieme e andavano a cena insieme. Ma nessuno ha notato alcun legame. Sembravano una coppia, ma il produttore cinematografico ha pensato che fosse bello recitare davanti alla telecamera. Tuttavia, il film ha ricevuto recensioni contrastanti da parte del pubblico e della critica a causa della sceneggiatura e dei personaggi ridicoli. Secondo i critici, il film era un pezzo assolutamente ridicolo dello scrittore su una donna dallo spirito libero che piange piante di ibisco morenti.
indossa molti anelli di turchese e si sente molto sola quando suo marito non è a casa. Angelina è stata criticata solo in parte, perché era difficile interpretare quel ruolo. Il film ha avuto un buon inizio al botteghino, ma gli incassi si sono rapidamente fermati a oltre 8 milioni di dollari, di cui 33 milioni spesi. È stato un fallimento. Nonostante la battuta d'arresto, nei due anni successivi la Jolie divenne molto richiesta e passò da un set all'altro. Il suo progetto successivo è stato il thriller Il collezionista di ossa, diretto da Philip Noyce, e Denzel Washington è diventato un collega nel film. Era un adattamento dell'omonimo romanzo di Jeffrey Deaver, in cui interpretava il ruolo di un agente di polizia costretto ad aiutare un detective paraplegico a dare la caccia a un serial killer. You were a model. Yeah, when I was a kid. Kid model, a street cop. There's a leap. Ispirata dal successo di Seven di Fincher, la Universal Pictures ha copiato quel film. Il genere è diventato più popolare che mai e probabilmente ha aiutato il mediocre Il collezionista di ossa a incassare 150 milioni di dollari al botteghino. Pubblico e critica hanno dato al film recensioni contrastanti, ma è stato comunque il primo successo al botteghino di Angelina. Il secondo lavoro dell'attrice, pubblicato nello stesso 99, è stato il dramma psicologico Ragazze interrotte. Avevano iniziato a lavorare sul film quasi 7 anni prima, quando la giovane e talentuosa Winona Ryder leggeva le memorie della scrittrice Susanna Kaysen e sognava di recitare nell'adattamento cinematografico. Ma poi lo studio Columbia Pictures, che ne deteneva i diritti, non aveva fretta di investire nel progetto. Winona ha ottenuto personalmente l'approvazione per l'adattamento cinematografico, ha convinto lo studio e dopo 5 anni di riscrittura della sceneggiatura e di ricerca di un regista, il film è stato finalmente approvato e inviato alla produzione. Winona Ryder ha scelto personalmente James Mangold come regista. Il casting era folle, eppure la storia era a posto. Il casting di Liza Rowe, una sociopatica carismatica, manipolatrice, ribelle e maleducata, è stato interessante. Era una specie di Jack Nicholson al femminile. James Mangold ha scelto tra Claire Danes, Courtney Love e Angelina Jolie, ma dopo aver incontrato Angie, la questione è stata immediatamente chiusa. Si sedette ed era Lisa. Mi sentivo il ragazzo più fortunato della Terra. Il suo potere è vulcanico, è enorme, è elettrico. Oltre a Winona Ryder nel ruolo principale, i partner di Angelina sul set erano attori eccellenti, come Whoopi Goldberg, Elizabeth Moss, Vanessa Redgrave, Jared Leto e altri. Le riprese, durate 4 mesi, si sono svolte in un vero ospedale psichiatrico statale funzionante di Harrisburg. La location è stata scelta per il suo aspetto antiquato, dove era conservata anche un'antica farmacia, il che ha dato al film un aspetto appropriato per l'epoca. L'attrice si è abituata al ruolo e ha evitato le persone sul set, come il suo personaggio. Non ha mai comunicato con Winona Ryder fuori dall'inquadratura. Ha influito sulla salute mentale di Angelina. Can I bum one? Alla fine delle riprese era esausta e ha avuto un esaurimento nervoso. L'attrice è stata ricoverata nel reparto psichiatrico dell'UCLA Medical Center per 3 giorni. Purtroppo, nonostante anni di sforzi di Winona Ryder, il film ha fallito al botteghino a causa del suo budget di 40 milioni di dollari e dell'argomento che sollevava. I critici hanno dato recensioni contrastanti. L'autrice del libro, Susanna Kaysen, ha criticato il film, accusando Mangold di aggiungere sciocchezze melodrammatiche alla storia, inventando punti della trama che non erano nel libro, come Lisa e Susanna che scappano insieme. L'autrice è stata deliziata solo dalla performance di Angelina. Tuttavia i critici hanno elogiato anche le attrici che hanno portato sulle spalle una sceneggiatura mediocre. La cosa peggiore per Winona è stata la fine di questa storia, quando il film è stato presentato agli Oscar in una sola categoria. L'Oscar come migliore attrice non protagonista per Angelina Jolie. E lei l'ha vinto. Quindi per il suo ruolo, Angie ha ricevuto il 3° Golden Globe, il 2° Screen Actors Guild Award e fin dalla prima nomination ha vinto l'Oscar come migliore attrice non protagonista. Fu forse l'apice del successo e della fama di Jolie. God,
I'm surprised nobody's ever fainted up here. Oh, I'm in shock. And I'm so in love with my brother right now. He just held me and said he loved me. And I know he's so happy for me. And thank you for that. Un momento felice è stato rovinato da un trucco di Angelina dopo la cerimonia. Lee ha rilasciato un'intervista tenendo per mano suo fratello e non si è stancata di ripetere come lo ama e che questo è l'uomo migliore della sua vita. Il pubblico non aveva nulla in contrario, ma il giorno dopo i tabloid erano pieni di foto in cui l'attrice baciava James sulle labbra. Angelina ha cercato di spiegare che con un gesto del genere ha mostrato amore e tutto il resto erano false speculazioni da parte della stampa. Ma i giornalisti hanno un retrogusto sgradevole. L'anno 2000 è stato particolarmente ricco di eventi e ha portato ad Angelina molti eventi piacevoli e inaspettati. Angie è apparsa per la prima volta nel suo primo blockbuster estivo, Fuori in 60 secondi. Il film è stato diretto da Dominic Sena e interpretato da Nicolas Cage, che avrebbe dovuto rubare 50 auto in cambio della vita di suo fratello. Mi hanno dato una sceneggiatura che non era altro che Ferrari, Nicolas Cage e Giovanni Ribis, e sembrava una buona idea. È un film divertente e ho cercato semplicemente di divertirmi. Dopo ruoli seri è stato uno sbocco per l'attrice. Ha ottenuto il ruolo della Bella Sway, un meccanico che una volta era la fidanzata del personaggio di Cage. Ha fatto corsi di guida estrema, dall'appassionato di auto acrobatiche Bob Orr e al car hacking, e Dominic Sena si è occupato dell'azione non-stop nello scatto. E oltre alla Ferrari, nel film c'erano abbastanza auto interessanti. Aston Martin DB1, Cadillac Eldorado, Chevrolet Bel Air convertibile, Dodge Viper Coupé GTS, Lamborghini Diablo SE30 e altre. E sebbene il film abbia avuto come protagonisti ben 3 vincitori del premio Oscar, Jolie, Cage e Robert Duvall, il film non poteva andare oltre un divertente successo e diventare un dramma serio. I critici sono stati negativi riguardo alla sceneggiatura debole e hanno premiato il film con recensioni contrastanti. Ha incassato 237 milioni di dollari al botteghino, ma a causa degli alti costi di produzione e di un budget iniziale di quasi 100 milioni di dollari, fu un successo dubbio. Lo studio ha perso molti soldi per il progetto. Service department's over there. Can I talk to you? Ebbene, Angelina divenne presto membro dello scandalo nei media. È successo sul set del film thriller erotico Original Sin. Antonio Banderas era il suo partner sul set. Il fatto è che Angelina ha accettato di recitare in scene di sesso esplicite a condizione che fosse nuda, e Antonio ha sostenuto l'idea. Di conseguenza, il film era così esplicito che il regista, Michael Christopher, ha dovuto tagliare tutte le scene hot. Dopo aver appreso ciò, i giornalisti hanno diffuso la notizia che Angelina Jolie e Antonio Banderas hanno fatto sesso vero durante le riprese. La stampa ha pubblicato articoli dopo articoli sulla storia d'amore segreta tra gli attori. Anche la moglie di Banderas, Melanie Griffith, non ha potuto evitare di essere interpellata al riguardo. Ma ogni dubbio che Melanie Griffith potesse avere sulle scene di sesso esplicito tra suo marito e Angelina sul set è stato subito fugato quando la Jolie ha confermato la sua relazione con Billy Bob Thornton, già noto al pubblico. Nonostante le inquadrature tagliate, il film si è comunque rivelato piuttosto franco. Molti spettatori consideravano il film quasi una pornografia erotica. Il film fallì al botteghino e Jolie fu nominata per il Golden Raspberry Award come peggiore attrice. Not the worst at all. Only not what I was expecting. If my deception has altered your intentions and if you are not satisfied in any way. No, it isn't that. I am determined to make my way back to my home in Delaware. Ma già le interessava poco perché i rapporti personali tornavano alla ribalta. L'attrice faceva parte di un triangolo amoroso tra Billy Bob e la sua fidanzata Laura Dern. Mentre Dern stava girando, Billy Bob lasciò la loro casa senza spiegazioni e iniziò a evitarla. La cosa successiva che scoprì fu che il suo fidanzato aveva sposato Jolie. Ho lasciato la nostra casa per lavorare a un film e mentre ero via, il mio ragazzo si è sposato e non l'ho mai più sentito.
è come una morte improvvisa. Per nessuno c'è stata chiusura o chiarezza. Sebbene le strade di Laura Dern e Angelina Jolie non si erano mai incrociate durante il loro triangolo amoroso, hanno trascorso del tempo insieme da bambine. Entrambe le attrici sono figlie di star di Hollywood. Il padre di Laura, Bruce Dern, una volta ha ricordato di aver lavorato sul set con il padre di Angelina qualche anno prima. John Voight è un mio amico, quindi ricordo che Laura fece da babysitter ad Angelina una notte quando Angelina aveva 2 anni e Laura circa 8, perché John e io stavamo facendo Coming Home. Rimasero a casa del regista Hal Ashby. Entrambi erano sul set, quindi hanno chiesto a Laura di prendersi cura di Angie, poiché era la maggiore. Il 5 maggio del 2000 la coppia ha celebrato un matrimonio che non differiva molto nella portata dal precedente. La cerimonia nuziale da $200 si è svolta in una piccola chiesa di Las Vegas e gli unici invitati erano i testimoni. C'erano domande sul 4 volte sposato Thornton, ma la coppia era sicura del loro amore sincero e duraturo. Billy affermò che in 5 anni il loro matrimonio sarebbe stato altrettanto forte. Thornton non è solo un attore, ma anche un musicista di talento. Ha dedicato una canzone ad Angelina dopo il matrimonio. Gli sposi non erano timidi riguardo alla loro relazione ed erano la coppia più scandalosa di Hollywood. Si facevano tatuare i rispettivi nomi, spesso apparivano insieme sul tappeto rosso tenendosi per mano e indossavano fiale del sangue l'uno dell'altro intorno al collo. Ciò provocò una forte reazione nei media, ma Billy, anni dopo, disse che non era così folle come la gente scriveva al riguardo. Le collane erano una cosa molto semplice. Ehi, pungiamoci le dita con una penna e spargiamo un po' di sangue, e quando siamo lontani l'uno dall'altro indosseremo la collana. Era una cosa semplice, ma quando è uscito sui giornali sembrava che indossassimo un secchio di sangue intorno al collo. Vale la pena notare che, sebbene i giornalisti scrivessero sempre più di Jolie, i progetti dell'attrice divennero più significativi e Angelina non aveva ancora fama mondiale. Ma, come abbiamo già detto, l'anno è stato davvero favorevole per l'attrice, che si è lanciata in un progetto che avrebbe potuto distruggere o aumentare il suo successo. E prima di parlarti di questo film, ti suggeriamo di fare clic sul pulsante di iscrizione e sulla campanella per conoscere fatti ancora più interessanti sulla vita personale e sulla carriera delle tue celebrità preferite. Iscriviti e continuiamo! Angelina ha ottenuto il ruolo principale nell'adattamento cinematografico della popolare serie di videogiochi Tomb Raider, l'avventura d'azione Lara Croft Tomb Raider. Lo sviluppo è stato effettuato da diversi paesi contemporaneamente: Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e Germania. Simon West ha diretto il progetto multinazionale. Ha inserito sulla candidatura Jolie per il ruolo. Secondo lui, l'attrice era una copia esatta di Lara Croft. Angie non era particolarmente contenta di una simile somiglianza e non condivideva la sessualità esagerata del personaggio. Inoltre, il suo ex marito, Johnny Lee Miller, giocava spesso al gioco quando erano insieme. Il regista non si è discostato dalla candidatura di Jolie e le ha promesso che, oltre alla somiglianza esterna, il suo personaggio sarebbe stato rivelato nel film. Avrebbe provato molte nuove attività. Avrebbe aiutato l'attrice a mostrare un altro lato di sé. Alla fine, quando Simon West le parlò delle location del film, Angelina fu d'accordo. Sognava di visitare diverse parti del mondo e ha deciso di non perdere l'occasione di visitare l'Islanda, l'Inghilterra e la Cambogia. Inoltre, nel film ha recitato anche il padre dell'attrice, John Voight, che interpretava il ruolo di Richard Croft, il padre di Lara. Il regista pensava di assumere il padre dell'attrice per il ruolo del padre del personaggio, ma aveva dubbi perché non conosceva la loro relazione. Ad Angelina l'idea piacque ed insistette per la candidatura di suo padre. Di conseguenza c'era chimica tra loro sullo schermo. It's a very special thing because our relationship is very, very similar to these two people. They have similar loves. They have similar sense of adventure and want to set things right. Curious about life, curious about the past. Oggi la formazione prima delle riprese è una pratica standard per molti attori, ma Angie l'ha sperimentata per la prima volta. L'attrice si è dedicata all'allenamento fisico, ha imparato a combattere e sparare e ha fatto yoga.
quelle attività l'hanno aiutata a sentirsi più calma che mai. Ha detto che non andava in palestra da anni, ma il progetto l'ha aiutata a rimettersi in forma. È interessante notare che Angelina è mancina e i registi hanno dovuto assemblare una pistola appositamente per lei, comoda per ricaricare e sparare con la mano sinistra. Ha imparato a ruotare le pistole e ha ispirato suo padre. And here I see my daughter standing on a column that's been broken down. Take her guns out and flip them in the air. And throws them into the holster. Whoa! Doesn't anybody realize how unbelievable is it? Le riprese sono durate 6 mesi e Angelina ha eseguito molte acrobazie senza l'aiuto delle stuntmen. Ma in una delle prime scene in cui Lara era appesa a una trave di casa, l'attrice è caduta e si è slogata una caviglia. La troupe ha dovuto aspettare 2 settimane affinché Angie si riprendesse e potesse girare nuovamente la scena. E per proteggere l'attrice da ripetuti incidenti, Angelina ha assunto Eunice Hathart. La stuntman britannica aveva già sostituito l'attrice nel suo film precedente. Il loro lavoro alla fine è diventato una vera amicizia e Eunice continua a sostituire Angelina. Mentre era sul set di Lara Croft Tomb Raider, era infastidita dalla testardaggine di Jolie. Si era ripresa da poco dall'infortunio e subito è salita per sparare in quota senza cavi di sicurezza. E nell'episodio del viaggio della giungla, l'auto di Jolie non aveva il tetto, quindi i serpenti vi entrarono. Ma come sappiamo, Angelina andava d'accordo con loro, quindi ha insistito per recitare la scena senza l'aiuto di Hathart. Il personaggio di Jolie è stato inimicato da Daniel Craig, che ha interpretato il ruolo di un ex conoscente, un cacciatore di tesori rivale. È divertente che Daniel, britannico, abbia interpretato un americano e l'americana Angelina abbia interpretato la britannica Lara Croft. A proposito, se sei interessato a conoscere la vita del famoso agente dei servizi segreti britannici, James Bond, o del carismatico detective Benoit Blanc, scrivilo nei commenti. Ci piacerebbe raccontarvi gli alti e bassi della carriera di Daniel Craig. Ma nonostante gli sforzi e il budget di 115 milioni di dollari, il film non ha ottenuto il credito che meritava. I critici erano per lo più insoddisfatti e Angelina è stata nuovamente nominata per il Golden Raspberry Award come peggiore attrice. L'unico fattore positivo è che si trattava di un adattamento cinematografico di un gioco popolare e il pubblico accettò calorosamente il film, che aiutò il film a incassare circa 275 milioni di dollari al botteghino. All'epoca era il record per un film d'azione con protagonista una donna. Il successo al botteghino ha garantito al film un seguito. Molti souvenir e giocattoli furono venduti in tutto il mondo e iniziarono ad apparire parchi a tema dedicati a Tomb Raider. È stato inaugurato il parco più grande e famoso d'Italia. Il film divenne un cult e finalmente, nel 2001, portò l'attrice alla fama mondiale. Il numero di fan cresceva ogni anno. Ma il cambiamento più importante avvenuto in quel periodo nella vita dell'attrice è avvenuto dentro di lei. Angelina ha ripensato a molte cose e ha guardato il mondo in un nuovo modo. Dopo aver visitato la Cambogia, ha appreso degli orrori della guerra civile che si è svolta lì dal 1967 al 1975. E sebbene la guerra in quel momento fosse finita da più di 20 anni, molti residenti ne sentivano ancora la traccia pesante su di sé. Più di 40.000 persone innocenti sono state colpite dalle esplosioni di mine anti-uomo. Giorno dopo giorno, i bambini calpestavano proiettili inesplosi e Jolie ne rimase scioccata perché non aveva mai visto nulla di simile nella pacifica Hollywood. E tornando a casa dalle riprese fatte lì, non riusciva a smettere di pensarci. What would have happened to him, or what's happened to him, or what could be done, and found out that they said he was probably just going to die because
because of the reality of how many people were in that situation. And it was my first experience, and I thought, well, we should fly him out of here, we should do something, we should get him hospital care, and you know, realizing that this is one kid in thousands, and you can't. Al ritorno a casa, Jolie ha contattato l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati per informazioni sugli hotspot in tutto il mondo. Poi ha deciso che voleva saperne di più sulle condizioni di quelle zone e da quel momento ha iniziato a visitare i campi profughi di tutto il mondo. Nel febbraio 2001 Angelina ha effettuato la sua prima missione di 18 giorni in Sierra Leone e Tanzania. È rimasta scioccata da ciò che ha visto. Successivamente Jolie è tornata in Cambogia per 2 settimane e ha incontrato i rifugiati afghani in Pakistan. L'attrice ha risposto alla chiamata di emergenza delle Nazioni Unite e ha donato $1 milione. È stata la più grande donazione che le Nazioni Unite abbiano mai ricevuto da un singolo individuo. Angelina stessa copriva tutte le spese legate alle missioni e durante i viaggi viveva nelle stesse modeste condizioni di tutti gli altri. E sebbene capisse che era impossibile aiutare tutti, era preoccupata per la sorte di ogni bambino e voleva aiutare tutti. Di conseguenza, il 27 agosto dello stesso anno, a Ginevra, Jolie fu nominata Goodwill Ambassador per l'UNHCR. Poi stava aspettando ancora più viaggi di beneficenza, in uno dei quali Angie ha deciso di adottare. E ci sono stati anche film che hanno rafforzato la sua posizione di star di Hollywood e, ovviamente, un nuovo amore. Ma tutto questo ve lo racconteremo nella seconda parte e la velocità con cui esce dipende solo dalla tua attività. Più mi piace e commenti ci saranno sotto questo video, più velocemente pubblicheremo un seguito. E mentre aspettate, vi suggeriamo di scoprire maggiori dettagli sul matrimonio di Angelina Jolie e Brad Pitt. In un video separato abbiamo parlato di come è iniziata la loro relazione e del loro difficile processo di divorzio. Clicca sull'icona che appare sullo schermo e guarda. Qui il biografo. A presto!